Ragazze, vi faccio vedere le mie unghiette. Allora, le ho fatte più corte, come vedete sono così squadrate, perché in previsione che Alice venga a bussare qualche giorno prima, io avevo le unghie, quelle diciamo a mandorla, quindi più lunghe, quindi le ho volute fare più, diciamo, meno pericolose, ecco. E poi mi è piaciuto questo bianco latte. Allora, ragazze, io ieri vi dicevo che oggi era un sabato o di mare o di pulizie, e invece oggi non è né l'uno né l'altro, perché sono impigrita, c'è caldo, ragazze, il caldo ogni giorno si fa sentire e diventa pesante. Anche mia figlia stamattina l'ho sentita e mi ha detto: mamma, sono nervosa per il caldo. Lei sta sempre a casa con l'aria condizionata accesa, e invece a casa mia diciamo che per fortuna è un po' meglio comunque. Quindi lei stamattina era pure un pochino nervosa, metteteci il suo stato e niente. Quindi anche io stamattina non mi va assolutamente di fare niente. Difatti ho annaffiato le piante, ho cambiato le lenzuola e già sono lavate, le devo solamente stendere. Ho fatto la cucina e ora vado a fare il bagno. Nel frattempo mi sono accesa la televisione su 31 perché fanno le repliche di Casa a Prima Vista, di Cortesia per gli Ospiti, e a me piace moltissimo. Un'altra cosa che sto facendo, mi sono preparata scopa e paletta perché voglio pulire fuori, voglio spazzare fuori, voglio togliere un po' di terra. Ma vi ripeto, non c'ho voglia di nulla. Tra l'altro, mercoledì ho passato lo straccio in tutta la casa, quindi insomma la casa è pulita. Ieri ho spolverato pure, quindi diciamo la casa va bene. Che dirvi? Quindi adesso mi faccio il bagno. Ho messo l'acqua nelle piante. In queste qua pure, queste che sono in bagno. E ragazze, vi ripeto, quando il caldo, che ne so, è 1 o 2 giorni, poi capita quella bella giornata di fresco, di vento, ci si riprende. Ma ormai siamo a quanto? Circa una settimana di questo caldo così continuo. Quindi diventa dura, pesante. Insomma, come vedete anche Maya, per esempio, si rifugia in questo punto perché evidentemente si sente più riparata dal caldo e forse le viene magari un po' di venticello da sopra la finestra. Comunque, io ho cambiato, vi ripeto, le lenzuola. Mi piacciono un sacco questi cuscini con questi fiocchi. Difatti, qualche giorno fa che ho rifatto un ordine su Shein, ero un po' indecisa se prenderne ancora, ma secondo me ne prenderò ancora perché mi piacciono, sono molto molto carini. Ragazze, c'è un mare stupendo, naturalmente, ci sono un sacco, io vedo un sacco di barche, motoscafi. Vediamo se vi posso fare vedere qualcosa. Guardate, ecco, ho avvicinato l'obiettivo, vedete? Vedete motoscafi, barche, che bello. Beati loro. Io adoro andare in barca. Ho un po' di paura, però mi piace. Per me la gita, il giro in barca significa camminare sempre, noi diciamo qui, scoggi scoggi, nel senso che devi vedere sempre la terra. Bello, bellissimo mare. Mi basta anche guardarlo da lontano perché devo dire che quest'anno il mare proprio lo sto vedendo con la cartolina. Però mi basta anche guardarlo così da lontano e vedere appunto la scia che lasciano queste barche. Mi piace tanto. Ragazzi, allora ho pranzato, ho rifatto la cucina del dopo pranzo.
Ora, se Dio vuole, ci sarà un po' di riposo, anche se stamattina non ho fatto grandi cose, ma il caldo proprio butta giù. Allora, mio marito ha portato delle buonissime briochine, perché veramente ci sarebbe da mangiare solamente gelato in questo periodo. Vi faccio vedere che cosa, che gusti gli ho detto di comprare. Allora, abbiamo preso ananas, frutti di bosco e limone, buonissimo. Quindi veramente ci sarebbe da mangiare solamente gelato. Vediamo fuori che si dice, ragazze. Il fatto che c'è l'ombrellone ancora aperto vuol dire che il vento è poco. Comunque mi ripara un bel po' di sole, anche se non c'è tantissimo sole qui a casa mia, ve l'ho detto sempre. Però, diciamo, in questo periodo ripara proprio anche un pochino di afa. Guardate che sono belle le mie piante. Ho già messo l'acqua. Guardate, questa l'ho messa qua perché è troppo bella. Allora, raga, niente, ora mi vado a fare una veloce doccia. Veloce doccia significa senza lo shampoo poi me lo faccio più tardi. E ho fatto due lavatrici, oltre le lenzuola, poi ho lavato pure i tappeti del bagno, anzi, li devo stendere. Eccoli qua. Tappeto, cucina e bagno. Adesso li stendo appunto dall'altro lato e appunto mi devo fare questa veloce doccia prima di coricarmi. Poi sto lavando paletta e scopa. Paletta e scopa e diciamo che abbiamo finito per oggi. Diciamo che abbiamo finito per oggi. Voglio vedere per curiosità se le cose sono già asciutte. Ah, lo chef si è andato a sedere fuori. Ah, pensavo che fossi a letto, chef. E invece sei fuori, seduto fuori. Ok, ah, le cose sono già quasi asciutte. Bene, ragazze, guardate che meraviglia di panorama. Ci sono ancora più barche di stamattina quando ve l'ho fatto vedere. Che meraviglia, beati loro. Beati loro su queste belle barche a prendere il sole, a tuffarsi in queste acque pulitissime. Vediamo dove è Maya. Maya ormai ha scoperto quell'angolino. Questo è il suo riparo dal caldo. Si mette sempre qui. Evidentemente appunto è un riparo dal caldo. Ah, poi ieri ho messo questo vasetto qua, ragazze, guardate quanto sta bene, quanto sta carino, troppo bellino. Prima questo vaso era messo sopra la vanity table, invece da lì l'ho tolto e l'ho messo qua e mi sembra che stia veramente troppo troppo bene. Vi faccio vedere l'inquadratura da qui. Sta veramente benissimo. Allora, andiamoci a fare una bella doccia. Una bella doccia. Ci andiamo a riposare un poco. Tra l'altro, ora di pranzo ho beccato un programma, dunque sulla 30, dove fanno sempre programmi di abiti da sposa e mi sono gustata perché sapete, conoscete la mia passione, adoro i matrimoni, gli abiti da sposa e mi sono vista appunto questo programma. Va bene, ragazze. Allora, avevo pensato una cosa, appena mi arriva quest'altro ordine di Shein, dove c'è il copriletto rosa, poi c'è qualche oggettino. Vi faccio un home tour aggiornato, nel senso che metto questo piumoncino, poi ho qualche oggettino nuovo e per chi magari si è iscritto da poco, può vedere appunto l'home tour, diciamo così, aggiornato. D'accordo, ragazze? Allora, raga, io vi saluto. Questi sono i miei tulipani, sempre freschi, che non seccano mai. E vi do appuntamento a domani mattina per il vlog della domenica.